I sentimenti e le paure di un adolescente, Corrado Mieli, appena quindicenne, colto nell'estate del 1943 a Roma tra la caduta del fascismo e il 16 ottobre quando avvenne la razzia di oltre 1000 cittadini ebrei dal quartiere ebraico e in tutta la città. E la commovente e intensa storia racchiusa nel romanzo Il braccialetto di Lia Levi. La scrittrice, con grande abilità narrativa, riesce ad inserire le vicende private, le storie familiari, le angosce, i dissapori, i segreti intimi di una normale famiglia all'interno del più grande dramma della storia del Novecento, mescolando con grande sensibilità fatti personali e storia collettiva, discriminazioni, amicizia, umiliazioni e riscatto. Il braccialetto, che poi è il braccialetto d'oro della bella Elena, una parte simbolica nel racconto, che si conclude con la richiesta da parte dei tedeschi di Kappler di 50 kg d'oro in cambio della libertà per la comunità romana e la successiva razzia degli ebrei all'alba del 16 ottobre 1943. Il messaggio non è mai legato a un romanzo. Il messaggio può venire quando tu scrivi qualcosa di saggistica, quando sei appunto un filosofo, uno storico. Quando è un romanzo, non lo chiamiamo messaggio, chiamiamolo condivisione. Nasce dal fatto di voler raccontare una storia e sperare che questa storia venga in qualche modo condivisa, perché le emozioni che vivono i personaggi, uno o più personaggi, sono in fondo universali, qualsiasi ragazzo adulto che lo legge potrebbe rispecchiarvi. Quindi è una storia con lo sfondo storico, come si dice, sfoglia lo sfondo storico, un determinato periodo, però in fondo è una storia di un'amicizia fra due ragazzi e questo è universale, la storia non c'entra. È una storia come tante, perché non si può entrare nella storia sempre attraverso grandi avvenimenti, perché non c'è l'identificazione. Se tu come racconti invece un romanzo di tutti i giorni, le difficoltà di due ragazzi in quell'età difficile, difficoltà di un'età difficile verso 15-16 anni, quando ognuno prende le distanze dalla famiglia perché non si sente più rappresentato dalla famiglia, c'è anche un'ostilità per affermare se stesso, e questi due amici, tutti e due, con dei problemi che sono i problemi adolescenziali peggiorati dai problemi che ci sono all'esterno di un periodo storico con la guerra che finisce, ricomincia, finisce, c'è questa amicizia che salva in fondo queste esistenze, c'è questa amicizia magnetica di due ragazzi che si aiutano a vicenda. L'importanza di questi incontri per i ragazzi sicuramente sono una lezione, tra virgolette, lezione più importante di tutte le altre. Ma sì, cioè se una persona fa una cosa certo ci crede, io non naturalmente colpevolizzando la storia, quella che si studia a scuola, per carità sono le rotaie in cui dobbiamo camminare, se no le nostre idee non sarebbero chiare. Credo che per trasmettere le emozioni legate a questi periodi che si studiano, la letteratura o il cinema, tutte le forme creative siano più adatte, perché tu ti cali nella storia di un ragazzo della tua età e partecipi e la vivi da dentro. La scrittrice Lia Levi è stata protagonista dell'incontro con l'autore che si è tenuto presso l'Istituto Einaudi di Manduria. Questo è il primo di una serie di incontri con l'autore che, diciamo, la scuola ha programmato nell'ambito di un progetto. Ci parli di questa iniziativa. La nostra scuola ormai aderisce da un bel po' di tempo a un progetto di livello nazionale intitolato La staffetta di scrittura creativa e della legalità. Nell'ambito di questo progetto i ragazzi ogni anno redigono il capitolo di un romanzo che viene scritto a 10.000 mani, in realtà sono un po' di meno, però ha più mani da più scuole di tutta l'Italia, di tutta la nazione. E nell'ambito delle iniziative collegate a questo progetto, e tra gli altri un festival dei giovani scrittori che si tiene ogni anno a Salerno, noi abbiamo incontrato una serie di scrittori e anche di altri
figure importantissime che agiscono nel mondo dell'editoria. E quindi da questo occasionale incontro poi è nata, diciamo, una collaborazione, una compartecipazione, per cui i ragazzi hanno letto l'ultimo libro pubblicato dalla signora Levi, l'abbiamo commentato in classe, un gruppo di classi qui in biblioteca oggi sono riuniti, classi di tutti gli indirizzi, abbiamo voluto coinvolgere tutti, tra le altre anche ci sono i ragazzi dei geometri, i ragazzi del turistico, tutti hanno aderito entusiasticamente a questa iniziativa. Non è di tutti i giorni poter incontrare e contattare proprio, vedere fisicamente chi scrive un libro, per quanto loro sappiano cosa c'è dietro, avendolo fatto, avendo partecipato a questa iniziativa.